Ti sto per raccontare la mia ultima esperienza di un contenzioso vittorioso, ma prima, se non hai ancora fatto, ti voglio invitare ad andare su questo link, farofiscale.com. Troverai una formazione dedicata agli imprenditori. Non è una videopillola come quelle che faccio generalmente sui social, cioè come questa, cioè molto breve e dritta al punto. È una formazione più ampia, più complessa, più lunga, nella quale cerco di analizzare nel dettaglio le difficoltà principali dell'imprenditore nel rapporto con il fisco. Quindi, se hai piacere di seguirmi anche in questo percorso, in questa formazione, vai su farofiscale.com. Ti racconto allora il mio ultimo contenzioso vittorioso. 2 settimane fa avevo un'udienza in, stavo per dire commissione regionale, non è più la commissione regionale, è la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte. Il giorno prima dell'udienza ricevo una telefonata dall'ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro il funzionario lo conoscevo molto bene. Mi chiama e mi dice: "Senta dottore, lei è al corrente, immagino, del fatto che è uscita la definizione delle liti pendenti. Nella legge di stabilità è uscita la possibilità per chi ha un contenzioso in corso di chiudere il contenzioso pagando una certa percentuale del dovuto a seconda dello stato del giudizio senza pagare interessi e sanzioni." Io gli ho detto: "Certamente, ho letto." Ecco, mi fa: "Sarebbe mica interessato ad aderire per questo contenzioso?" E io gli ho detto: "Guardi, no, non sono interessato ad aderire. Abbiamo vinto in primo grado, tra l'altro avevo vinto in primo grado anche con vittoria di spese addebitate all'Agenzia delle Entrate. Vogliamo giocarci in secondo grado, abbiamo ragione, non ho nessun interesse ad aderire al condono, quindi mi spiace, no." "Va bene, volevo chiederglielo visto che domani abbiamo l'udienza." Il fatto qual è? Che se io gli avessi detto: "Sì, effettivamente potrebbe essere utile chiuderla lì", il giorno dopo la sua proposta sarebbe potuta essere: "Andiamo in udienza davanti ai giudici e diciamo: guardate, il contribuente sta valutando di aderire al condono e quindi chiediamo un rinvio, una sospensione del giudizio, così che il contribuente possa presentare entro il 30 giugno del 23 la domanda per il condono, o meglio, si chiama definizione delle liti pendenti." Gli ho detto di no, distinto, ma obiettivamente non avevo alcuna ragione per dirgli di sì. Il fatto è che questo condono prevede, per chi ha vinto nel primo grado di giudizio, come nel mio caso, il pagamento solo del 40% dell'imposta che ti hanno accertato. Quindi hai vinto. Ma se non vuoi correre altri rischi, pagami il 40% dell'imposta che abbiamo accertato e finisce lì e non avrai più disturbo. Bene, però il punto qual è? Il punto è che la norma ti dice che contano soltanto le sentenze depositate entro il 31 dicembre del 22. Quindi il fatto qual è? Mai mi sarebbe convenuto adesso decidere di fare questo condono, visto che ho tempo fino al 30 giugno per fare la domanda, visto che qualunque cosa succeda da qua al 30 giugno pagherò sempre il 40% dell'imposta accertata perché contano solo le sentenze fino al 31 dicembre, qual è il fatto? Visto che ho l'udienza a breve, io aspetto l'udienza, vedo come va l'udienza, se il contenzioso anche in secondo grado va bene, allora non ci penso neanche a fare il condono. Se dovessi andare male, il secondo grado, cioè dovessi perdere, allora evidentemente potrebbe essere un'opzione fare a questo punto la domanda per la definizione delle liti pendenti pagando soltanto il 40% dell'imposta accertata perché l'ultima sentenza depositata entro il 31 dicembre del 22 era una sentenza vittoriosa. Quindi quella proposta dell'ufficio era una proposta o maliziosa oppure ignorante della norma, perché a me, come difensore del contribuente, mai converrà accettare una proposta del genere. Vediamo come va l'appello. Dopo che ho visto come va, decido al limite di fare il condono, ma solo a quel punto, non certo prima. Tra l'altro, l'udienza è andata molto bene. La sentenza l'ho già ricevuta, è una sentenza che conferma la sentenza di primo grado e raddoppia le spese a carico dell'Agenzia delle Entrate. Quindi da 3.000 sono passate a 6.000 che l'Agenzia delle Entrate deve pagare al contribuente per rifonderlo delle spese legali, oltre ovviamente ad annullare l'intero avviso di accertamento. Quindi a questo punto, a maggior ragione, non se ne parla neanche di fare la definizione delle liti pendenti se proprio l'Agenzia delle Entrate vuole fare ricorso in Cassazione, che lo facciano e va bene, ci difenderemo anche in Cassazione
e vedremo se uscirà in futuro un nuovo definizione delle liti pendenti per la Cassazione. Quello di quest'anno, se tu hai vinto i 2% gradi di giudizio, ti chiede di pagare il 5% dell'imposta. A quel punto un pensiero si potrebbe anche fare, però ovviamente io auspicherei che questo ricorso in Cassazione non ci sia e che il contenzioso possa finire qui. Brevemente nel merito ti dico di che cosa si trattava. Ne avevo già parlato di questo contenzioso in altri video tempo fa, lamentandomi che l'ufficio aveva fatto appello e per fortuna la commissione li ha condannati anche alle spese legali, così tra virgolette imparano, se impareranno mai, a non fare appelli quando non devono farlo. Qual era il tema del contendere? Agevolazioni prima casa. Il contribuente cosa aveva fatto? Aveva acquistato un'abitazione prima casa, cioè con le agevolazioni prima casa, pur avendo già goduto delle medesime agevolazioni. Questo non è vietato, purché si venda la casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto. Ovvero, io ho comprato un'abitazione con i benefici prima casa, ne compro una seconda, godo di nuovo dei benefici prima casa, lo posso fare purché entro un anno io venda quella precedente, più che legittimo. Qual è stato il problema? In atto, in questo nuovo atto di acquisto, il contribuente non ha dichiarato di avere già un'abitazione sulla quale aveva goduto dei benefici e di impegnarsi a venderla entro un anno, ma aveva dichiarato che non aveva alcuna abitazione sulla quale aveva goduto dei benefici. L'Agenzia delle Entrate ha rilevato questa dichiarazione inesatta, questa dichiarazione che io per tutto il contenzioso ho qualificato come inesatta, loro l'hanno invece qualificata come mendace e su questa scorta hanno chiesto le imposte al contribuente. Si trattava di un totale tra imposte e sanzioni di 25.000 euro per una frasetta detta male in un atto. Quindi insomma il contribuente è rimasto abbastanza a bocca aperta, ma aveva completamente ragione. Io ho fatto una disamina ai giudici di primo e di secondo grado sulla norma per dimostrare che non è necessario che ci sia quella dichiarazione in atto, l'unica cosa sostanziale necessaria è che l'immobile precedente venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Quindi certamente è utile non commettere queste disattenzioni in atto, però il cliente se l'è cavata in ogni caso, tra l'altro avendo pure il rimborso delle spese legali, delle mie spese, per il contenzioso che ha dovuto subire suo malgrado. Quindi tutto è bene, quel che finisce bene, imposte da pagare, niente, il condono la prossima volta.